quando si parla di finanza green, in molti storcono il naso. E io mi domando ancora perché. Dobbiamo implementare, fare mass implementation, quindi costruire impianti sempre di più da poter riuscire a sostituire quello che erano fonti fossili con fonti non fossili, vale a dire rinnovabile, e noi lo facciamo tramite i nostri fondi. In questo momento abbiamo 4 fondi, fondo numero 1, 2, 3, 4, al momento il quarto fondo che stiamo attualmente raccogliendo e investendo, che ha già investito in circa 1000 megawatt di rinnovabile. Parlando di sostenibilità, la prima cosa alla quale si associa la sostenibilità è l'ecologia, è il green. In realtà ESG è molto più articolato, nella S e nella G ci sono due dimensioni che, soprattutto parlando di investimenti, hanno e avranno un peso sempre più importante. Noi riteniamo che sia giusto che l'Unione Europea dia delle indicazioni anche tramite appunto regolamenti e direttive più o meno vincolanti verso una sostenibilità ambientale ed energetica, però riteniamo che il concetto di sostenibilità debba anche ricomprendere quello della sostenibilità economica. Servono interventi per esempio sulle regole bancarie europee e sulle regole europee sugli aiuti di Stato, che oggi frenano operazioni di rinegoziazione e allungamento dei finanziamenti in essere. Questa è una misura che sarebbe importante per dare sollievo finanziario alle imprese e dare loro spazio per nuovi finanziamenti, per nuovi investimenti. C'è la disponibilità da parte del mercato privato della finanza sostenibile di mettere a disposizione capitali importanti per questo cambiamento. Dall'altra parte però chiediamo di allinearci agli obiettivi del governo.